Alessandro Ceri, altro volto nuovo del Pescara, ma non nuovissimo, perché lo scorso anno avevi fatto la preparazione con il Pescara, pensavi forse di restare, poi c'è stata questa cessione al Fano, torni questa volta per restare in Biancazzurro? Beh, sicuramente sì, il mio obiettivo è rimanere. E lo scorso anno, sì, come detto te, ho iniziato qui, ho fatto solamente i primi giorni e poi sono stato ceduto in prestito, però cioè, non l'ho presa come una cosa negativa, anzi è solamente stato un motivo di orgoglio anche per fare un altro anno di esperienza e arrivare ancora più pronto quest'anno. L'organico ci sono diversi centrali, Campagnaro, Scognamiglio, Bettella, potrebbe esserci posto anche per te? Beh, io lo spero, sicuramente darò il massimo, darò il 100%, anche per mettere in difficoltà il mister e poi vediamo quello che arriverà. Siamo in pieno mercato, le trattative si chiuderanno il 2 settembre, da qui ad un mese può accadere di tutto, tu ovviamente speri di restare. Sì, io ovviamente spero di rimanere anche per dare il mio contributo alla squadra e tutto quanto, però sì, come hai detto tu, può succedere di tutto, ma come ho detto prima darò il 100% per mettere in difficoltà tutti quanti. Conosci un po' l'ambiente, conosci Pescara, conosci i tifosi, non conoscevi probabilmente Luciano Zauri, il tecnico, due parole proprio sull'allenatore dei Biancazzurri. No, parole molto positive direi, il mister ci sta dando delle idee, ci sta trasmettendo delle idee, noi stiamo facendo di tutto per metterci a disposizione e dare il 100% e trasmettere in campo quello che il mister trasmette a noi. Dicevamo prima della concorrenza anche agguerrita in difesa, qualche tuo compagno ti sta dando anche qualche consiglio, per esempio Campagnaro, anche se è arrivato da poco. Beh sì, è arrivato da poco, ora comunque sta continuando il suo allenamento da solo a parte, visto che sono pochi giorni che è arrivato, anche per prepararsi fisicamente, però sì, i compagni comunque si mettono a disposizione, ti danno consigli, tutti molto bravi, sono molto contento di questo.